Allora, Sergio Pertelli ci parlerà della pipa di Paolo Crepac. Paolo Crepac, chi era Paolo Crepac? In poche parole, era un fisiologo laureato in medicina nella facoltà di farmacia di Urbino, della quale fu preside, insegnò anatomia patologica, farmacologia, fisiologia umana. A 37 anni, ordinario, era nato a Venezia il 14 settembre 1921. Fu tra i promotori della fondazione dell'ISEF di Urbino. Fu affascinato dalla città di Urbino, da Carlo Bo e dagli Urbinati. Anche quando si trasferì all'Università di Bologna, mantenne la sua residenza in Urbino e per suo desiderio è sepolto al cimitero di San Bernardino, in Urbino. Numerose le sue esperienze all'estero di studi e ricerca, specie in America. Per i meriti scientifici di Paolo Crepac, rimando al saggio di Riccardo Cuppini, che è molto esauriente e fatto molto bene. In Urbino, Paolo Crepac alloggiò nell'appartamento del direttore al collegio universitario Il Colle. Morì all'improvviso il 22 maggio 74 a Pesaro, mentre io fui delegato dal rettore Carlo Bo alla direzione dei collegi universitari nel 1979. Le mie memorie sono quindi tutte di riporto. Ovviamente conoscevo di vista e di fama Crepac. Lo incrociavo spesso in bicicletta sulla strada che porta al Colle dei Cappuccini, dove lui risiedeva. Spesso tutto sudato, pedalando da forsennato, anche in piedi e anche per la salita verso il Colle. La gente del popolo, i vecchi del ricovero, c'era il ricovero degli anziani, la sola chiesa dei Cappuccini, lo chiamavano il matto. Mi chiedevo come un tipo così, un eccesso in tutto e libero da ogni regola, potesse andare d'accordo con la direttrice Zannini, una donna che veniva dal piccolo di Milano, rigidissima, una specie di signora Rottenmeier. Tutto regole e inflessibile nella sua morale e nel suo stile di vita. Glielo chiesi direttamente e rimasi sorpreso perché essa non solo gli voleva bene, ma ne aveva addirittura una venerazione. E mi domandavo il perché, insomma, di questo, di due tipi così opposti. Poi ho capito che il denominatore comune era la musica, classica, ma anche jazzistica, che Crepac aveva seguito nei locali della jazz section, nei famosi locali di Harlem, da quelle parti per i suoi studi. Dal jazz aveva assimilato il suo senso di libertà e il carattere libertario. Ricordo, ecco, perché sono rimasti in vita tutti gli amici della signora Zannini, per esempio Zambarbieri, che allora era prete, insomma, la giapponese Kuniko, che poi diventò sua moglie, che spesso si riunivano davanti all'ufficio della direttrice a sentire e ad ascoltare la musica classica. Perché associo Crepac all'ascolto della musica, alle fumate di pipa, da solo e anche in compagnia. Lui aveva una pipa di pregio ed un tabacco profumatissimo. Dalla finestra del suo appartamento uscivano insieme le note della musica classica con quel fumo profumato che saliva fino alla portineria. Il personale, su ordine della direttrice, ne aveva assimilato il rispetto e la considerazione per l'eccezionalità dell'uomo. In quei momenti, se arrivavano telefonate al suo indirizzo, non venivano trasmesse. Era una persona estremamente affabile con tutto il personale. Tra essi c'era un fumatore di pipa, il quale, nel discorso comune con Crepac, sottolineò la differenza
e disse, almeno secondo lui, che la differenza più che nella pipa era nel tabacco. Ovviamente Krepax non era d'accordo. L'operaio fumava il trinciato forte, un tabacco che il professore non avrebbe sopportato, secondo l'operaio. E ne nacque una sfida. Krepax accettò la sfida e comprò il trinciato forte, sapendo che una fumata non era sufficiente per un confronto equo. Dice, bisogna fumare tutto il pacchetto. Alla fine del pacchetto e della sfida, Krepax regalò la sua bella pipa al dipendente, mi pare si chiamasse Artemio, dicendo onestamente che aveva comprato una pipa nuova perché quel trinciato forte non consentiva più alla sua vecchia pipa di trasmettere il piacere e l'essenza del tabacco inglese così profumato, togliendogli la concentrazione dall'ascolto della musica, soprattutto della musica classica, più che da quella jazzistica, con la quale c'aveva una connivenza. Un gesto questo che aumentò la sua già alta considerazione tra il personale. Un altro ricordo rimasto impresso a tutto lo staff del collegio era legato a un suo ritorno da Bologna in bicicletta. Venne da Bologna a Urbino in bicicletta, insieme ad alcuni suoi allievi. Arrivò in collegio, era stremato da far paura, così convergevano i racconti sia della direttrice che del personale. Ingurgitò un boccale d'acqua e disse di non venire disturbato per nessun motivo. E sottolineò quello per nessun motivo. Di solito avevo detto prima che quando lui era assorto nell'ascolto della musica o diciamo nei suoi lavori professionali non voleva essere disturbato. Aveva ammesso due eccezioni, quello del nuovo preside di facoltà Giorgio Fornaini, ovviamente quella del rettore Carlo Bo. Quella sera dormì e si rinchiuse in camera per un giorno e mezzo, senza bere e senza mangiare, creando grande apprensione in tutto il personale. I dipendenti della sartoria sottostante, della portineria e quelli degli spazi interni erano attentissimi e cercavano di captare ogni minimo rumore o segnale di movimento, riferendo poi il tutto subito alla direttrice. Nel pomeriggio del secondo giorno, impercettibile, uscì dalla finestra il profumo dolcissimo del suo tabacco inglese con un sottofondo musicale di Mozart, che fu una grande liberatoria per tutti. Un affetto condiviso, senza eccezioni, da tutto il personale che esaltava la grande umanità di Paolo Krepax. Uno spirito dotato, come sottolineava Carlo Bo, di doni naturali e di un'intelligenza che a momenti sfiorava la genialità. C'era sempre qualcosa da imparare dalla sua conversazione, continua Carlo Bo, così soggette alle impennate e alle sorprese della curiosità, talché veniva spontaneo chiedersi se Krepax non fosse più poeta che scienziato o più artista che ricercatore. Il fumare la pipa per lui non era un vizio, ma uno strumento per concentrarsi meglio su quella prima passione innata della musica che lo caricavano nella sua attività professionale, conferendogli un'aureola di grande umanità e di libertà intellettuale che è purtroppo un privilegio di pochi. Il ricordo che è rimasto in perituria tutti i dipendenti, ce n'è rimasto uno in vita, Riccardo Ceccaroli di Schieti, ecco che lo ricordano ancora perfettamente, perché Krepax era uno di loro, pur essendo preside della facoltà, professore ordinario, ma una persona che parlava con tutti, studenti, personale, in maniera libera, senza perifrasi, sempre contando su quello che era l'effetto finale della verità, delle cose vere. Vi ringrazio.